Il posto fisso non ci sarà più. Che lavoro faranno i nostri figli? Se la passano male. Lei che lavoro ha fatto nella sua vita? Io nella vita ne ho fatti tanti, il pastore, il capraio, la guardia comunale, ho fatto un po' tutto. Ecco, e secondo lei forse si tornerà a fare tanti lavori? E è un bene o un male? Se dovrebbero fare, per il bene della società, non per il bene personale. Perché se io faccio la guardia e lì c'è lo spazzino, ma c'è la neve, pure la guardia deve aiutare, non solo lo spazzino, se devono fare tutti i mestieri per vivere, non bene, per cambiarsi, dice. Lei? No. Suoi figli lavorano tutti? Ce n'è una sola, lavora, sì. Ah, meno male allora. Ah beh, è una professoressa, sta a posto. Non c'è problema, ha sofferto 30 anni, ma dopo 30 anni... Per avere un posto. Quello è il problema. Quello che ha intervistato ha 91 anni. Ma prende la pensione lei? Sì. Meno male, vedi? La pensione che ho lavorato col comune 30 anni. Prima da ragazzo facevo il pastorello, che era la classe di mio padre, l'origine. Poi mi impiegavo al comune, ho fatto 30 anni la guardia comunale, al paesetto, io non sto mica qui. Che paese sta? Torrio Freddo, ai confini con l'Abruzzo. Adesso Roma. C'è pure la neve, è venuto a Roma allora. Sono venuto a Roma perché sono stato poco bene, c'ho un figlio e sono venuto qua. E c'è 2 metri di neve lì? Ce n'era un metro esatto. È venuto pure l'esercito a spalare. Ah, viva l'esercito! Viva l'esercito, perché pure se ho fatto il militare, l'ho fatto in Sardegna io, nel 41. Quando è nato lei? Il 24 marzo 1921 a Rio Freddo, provincia di Roma. Senta, ma lei è dell'Ariete? E questo l'ho detto proprio, non lo so, non mi sono mai interessato. Non conosce i segni zodiacali? Non mi sono mai interessato, io ti dico quello che è la verità. L'Ariete è un segno, diciamo, astrologico che ha le corna e è uno tosto, forte. E lei era forte allora, è forte. Mentre che Dio mi fa vivere. E ti dico pure che ho scritto nel mio paesello 2 libri. Bravo! Di poesie? Eh? Di poesie? Una che riguarda le cose che ho fatto io e quelle che ho viste, non quelle che mi raccontano. Ci ho messo la storia del mio paesello di 80 anni, perché io quando l'ho fatto ne avevo 87 e allora mi ricordavo le cose di 7 anni. Secondo lei, che ha vissuto tutti questi anni, no? Qual è il politico migliore secondo lei che c'è stato? Per me è stato Togliatti, perché ero del Partito Comunista. E rimane di quell'idea? Attualmente ancora sono di quell'idea.